Allora, ciao belli, hola chiche, hola chiche, hola chiche, hola chiche, ciao gnocchi, passeroni, sudicione, maialone. Come va, bellissime? Allora, sono in straarci ritardissimo come al solito perché siamo al 10 e sto girando adesso i promossi e bocciati. Avrei un sacco di roba da farvi vedere, ragazze, ma veramente, cioè, il mio computer adesso è morto del tutto, cioè proprio morto, ito. E quindi sto cercando di fare tutto con quello del mio cugino, però giustamente, no? Insomma, tutta a me, io e la tecnologia non andiamo per niente d'accordo. Allora, stasera ho un trucco un po' fatto così, volevo fare un trucco totalmente diverso. E invece mi è venuto sto cesso immenso che è un vero troiaio. Io vi chiedo scusa, però questo mi è venuto fuori. Ci ho messo un po' di verde, ci ho messo il grigio. Volevo fare una specie di tonalità grigia e rosata. E invece poi ho visto che non prendeva la forma che volevo, e quindi ci ho messo un po' di verde. E come rossetto mi sono messa, io credo che sia uno dei più bei rossetti della linea Mulac. Non essendo un matte, non è come quello viola è un matte molto particolare. Questo è si chiama Hope ed è il 12 ed è questo verde. Allora, tutte dite dell'odore, io adoro veramente questo odore, cioè non so, sarò l'unica. Mi piace davvero un casino. Credo che sia un rossetto da portare con totalmente la base chiara, magari neanche l'eyeliner, due ciglione immense. Però per essere un matte, a differenza del viola, che tende comunque un po' a chiazzarsi, e per estenderlo un po' ci vuole, questo si stende da Dio e a me piace tantissimo questo verde. E niente, me lo sono messo. Allora, chiedo perdono per il ritardo, ma eccoci qua. Quindi l'importante è arrivarci. C'ho da pubblicarvi, come vedete, vi sto pubblicando solo dei video vecchi. Oggi siamo al. Oggi è il 9, quindi ho detto tutto. Domani viene Otta Giulia e Zucchino, cioè Alessio, sono troppo contenta, sono troppo felice. Sono un po' depressa perché ultimamente non lavoro molto, e a me lo sapete quando non lavoro purtroppo la cosa mi stronca. Allora, voglio fare questi saluti famosi perché in diversi video li dovevo fare e poi non li ho mai fatti. Allora, qualcuno l'ho detto, io non saluto volentieri per il semplice fatto che non mi piace fare tipo la posta di Gloria, un bacione a Gloria. Però, cioè, per me un saluto a voi fa tanto piacere, per me un saluto non è niente di che. Chiedo scusa alle ragazze che mi hanno chiesto su Instagram di salutarle, ma non me le sono scritte. Purtroppo anche chiedo scusa a chi non rispondo troppo su Instagram, ma non sono molto attiva su Instagram, cioè io metto la foto, poi certo fa fatica comunque poi a rispondere a tutti. Allora, Michelle Ellebori, Giorgia Ressi, Pepicchia by Carmen, un bacione, Alessia 98 Mercurio, Giugi Moreno, Noemi Caradonna, Alessia Re, Messia 98, Simona Fauli, Sweet Ale 93, bacioni a tutte, Sonia Marrone, Blue Rose 02, Giada Saitta, Ilenia Vici, Gornelia Tassa, Giada Cortesi e Basiliana La Rosa. Un bacio enorme a tutte, grazie come sempre del vostro sostegno. Siete le mie boe, lo sapete. Io devo ringraziare tantissimo Giulia, With Love Me With Giulia, Angelica, che in un altro video dei prodotti finiti vi dirò che si chiama i papaveri rosa, so che cacchio ho detto, che mi ha fatto questo pensierino, è qualcosa di spettacolare. Ringrazio Teresa. Mi sta arrivando un pacco al giorno, bimbe. Io non ho parole, io vi ringrazio. Lo sapete che non dovete, a me mi basta il vostro grande sostegno, però ogni giorno mi lasciate sempre senza parole. E se riesco oggi faccio un altro video che poi vedrete. Allora, cominciamo con i promossi e bocciati. Questo mese c'è solo un bocciato.
e poi sono tutti promossi. Allora, l'unico bocciato è questo qua. Allora, questo è un jumbo della marca COEB, Makeup Co. e B. È una marca che io trovo alla PAM qua alla stazione, e c'hanno un po' di tante cose. Io ho preso anche un blush, se non mi sbaglio. Che cos'ha questo jumbo che non va bene? Allora, è un colore splendido, a me il colore piace tantissimo perché è un olivastro e è un marrone molto, come vedete, è un marrone tipo tortora, un marrone olivastro, ma è un colore che a me piace tantissimo. Questo prodotto ha due pecche: una, la grandezza del jumbo, che purtroppo si fa veramente fatica, anzi è impossibile appuntarlo. Io ho questo della Essence che è comunque grande parecchio, non c'entra, quindi per appuntarlo si fa davvero davvero tantissima fatica. Altra cosa, questa è la numero 08, dice matitone ombretto polveroso, tutto è all'infuori che polveroso, anzi è molto siliconico, è molto appiccicoso. Eccoci, si comincia, yeah! È molto appiccicoso. Quando l'ho andata a stendere come base sull'occhio, io l'ho steso diverse volte, non è male perché comunque poi il prodotto non attacca male. Il problema è che, essendo così, vedete, guardate com'è, essendo così cremoso, si fa poi fatica di conseguenza a sfumarlo bene, ma nemmeno a sfumarlo bene, lo sfumi. Però fosse stato un po' più forse compatto e meno liscio, sarebbe stato molto bello. E questa è l'unica pecca. È un buon prodotto comunque sia, come durata c'è abbastanza, come colore è una favola, però Cristo santo, non si può appuntare. Io ora, una volta che l'ho tolto la punta, dovrò darla al mio babbo che me la punta col coltello, cioè, però mi capisci, no? Zero. E poi questa cosa è appiccicoso e quindi appiccica parecchio anche quando andate a stendere l'ombretto. E questo è l'unico bocciato del mese. Allora, veniamo ai promossi. Di promossi ce n'è alcuni e devo dire che sono parecchio contenta di questo. Allora, cominciamo dalla skincare. Ho alcuni prodotti di skincare e capelli, unghie addirittura e trucco. Allora, come primo prodotto per la skincare è questo latte detergente. Allora, questo è un latte detergente della Hop per i bambini. E voi mi direte, ah Gami, ma come cazzo l'hai? Allora, io questo latte detergente l'ho scoperto per caso durante un servizio. Allora, a parte che non potete capire l'odore che fa, è un latte detergente appunto da bambini, sono 250 ml, senza paraffina, senza coloranti, profumo senza allergeni. Quindi questo è anche per quelle pro bio. Costa 2,50 euro, credo. È un ottimo latte detergente. Devo dire che strucca veramente molto molto bene, nonostante sia da bambini. Ribadisco, a questo odore che è libidinoso proprio, cioè un odore che ti fa voglia proprio di struccarti. E poi, nonostante appunto sia per bambini, strucca da Dio. Io mi ci sto trovando veramente molto molto bene. Il costo comunque è molto irrisorio rispetto al latte detergente che si compra della L'Oreal, della Cazzafalle e tutto quanto. Quindi mi piace davvero tantissimo. La linea della Hop, io, se volete provare un latte detergente, bimbe, io questo lo strapromuovo e gli do un bel 10 e lode. Altro prodotto di skincare è una crema per l'appunto coreana. Allora, io devo dire, come sapete, adoro i prodotti coreani, però purtroppo la maggior parte dei prodotti coreani per la skincare sono dei tegami. Io ho una maschera coreana al magnesio, che serve per i punti, per i brufoli eccetera, e tutte le volte me la faccio mi viene un bollicino. Io non so se loro hanno un tipo di pelle diverso dalla nostra. I trucchi sono fantastici, però ho provato tante cose della skincare e devo dire che
rimango abbastanza delusa tutte le volte. Poi hanno sti packaging che io non riesco a non usarli. Allora, questa qui è una crema al collagene. Ve l'ho lasciata nella sua confezione, è della Etude House, collagene Moist Full Cream. Allora, io questa l'ho pagata 10 euro e c'ha anche il collagene liquido. Di solito costa 15-16 euro soltanto la crema. Allora, questo appunto è il super collagene ed è un'emulsione molto liquida che ne basta poca, la do prima della crema. Si trova comunque in confezione grande, questo è una mini size che vi mettono insieme alla crema. E poi c'è la crema, la collagene Moist Full. Io adesso ho ordinato due creme, una da notte e una da giorno, sempre delle Etude House, perché con questa mi sono trovata da Dio e quindi ho cercato di provare le altre, anche perché sono delle creme che secondo me sono davvero ottime. È una crema molto ha un odore ottimo e poi, come vedete, è tipo gel, è molto leggera. Io la do sia mattina che sera. La confezione non è delle più grandi, 20 ml, poi naturalmente è tutto scritto in coreano, non ci si capisce un cazzo. Formula with baobab mucus, 30% di idrolezine marine e collagene, rinfrescante, concentrato, moisturizing, help a idratare la tua pelle, water bonchy skin. Insomma, è un'idratazione, un ottimo idratante della pelle. Io devo dire che mi ci sto trovando da Dio. Ultimamente io ho quasi smesso di usare il Clarisonic, ma la mia pelle devo dire che è perfetta. Anche perché il Clarisonic a me mi ha fatto miracoli, lo sapete. E ora come ora riesco comunque a gestirmi benissimo, anche se non uso sempre il... ce la posso fare, il Clarisonic. Comunque è un'ottima crema, il prezzo ve l'ho detto è sulle 15-16 euro, io l'ho comprata oramai sono 2-3 mesi, qualcuno mi dice: Ami, ma quando dici e metti il link e non lo metti, perché? Perché se non vi metto il link è perché non ce l'ho più, perché sono prodotti che io ho preso un bel po' di tempo fa e quindi il link io, se lo vado a ricercare comunque su eBay, qualcuno mi ha detto vai su gli archiviati, no, dopo un po' te li toglie. Quindi niente da fare. Comunque è un'ottima crema, io mi sto trovando veramente molto bene. Quando mi arriverà quell'altra poi vi farò sapere. Ribadisco, nonostante adoro prodotti coreani, purtroppo quelli per la skin care la maggior parte delle volte sono ciofee. Ma secondo me perché hanno loro un tipo di pelle molto diverso dal nostro. Poi veniamo al corpo. Allora, come corpo io vi strapromuovo, che adesso ce l'ho di là, è incartocciato, perde, ci ho dovuto mettere la carta stagnola. Questi qui della Lush, allora è uno di questi qui fatto a pongo ed è dorato, ha un odore spettacolare, vi lascia la pelle molto morbida. L'unica pecca appunto è che è tutto arrotolato in questo coso e se non ci metti poi la stagnola intorno ne prendi un pezzetto, lo drusci nelle mani e poi ve lo andate a spargere per corpo. Potrebbe, ha una piccola pecca, potrebbe secondo me lasciare più profumo dopo, perché il profumo è veramente paradisiaco. La pelle la lascia, devo dire, anche molto molto morbida, però purtroppo potrebbe lasciare un po' più di profumo dopo. Però è un prodotto che mi sta piacendo tantissimo. Devo smaltire i prodotti che mi hanno dato della Lush perché altrimenti scadono. Io purtroppo ho questo problema, io lascio i prodotti lì e per questo non vado d'accordo con i prodotti che scadano. Però questo qui mi piace davvero tanto e a quanto ho capito è sia per i capelli che per addosso. Io comunque lo uso soltanto per addosso. Allora, veniamo ai trucchi. Come make-up vi promuovo, perché comunque l'ho usato praticamente gli ultimi 2 mesi, il fondo della Kiko, questo qui, il Perfect Glow Foundation. È un fondotinta compatto, come vedete siamo quasi arrivati alla fine. Io devo dire che nonostante sia un compatto mi sono trovata molto bene,
Certamente, essendo un compatto, se è caldo sudate un po' di più. Sarà che io mi ci trovo bene anche perché è un ottimo, identico al mio colore della pelle. Ora poi sto sbiancando un po', quindi. Però io mi sono trovata molto molto bene. Ha un'ottima coprenza, un'ottima luminosità, vi fa il viso bello compatto. A me piace molto. Poi, non posso non promuovere la cipria della Debby. Io la sto usando da un mese. La mia è la 04, ve l'ho già mostrata. Io credo di avervela già messa anche nel vecchio Promossi e Bocciati. Boh, non lo ricordo. Comunque la cipria è questa. Comincia ad essere un po' scurina, purtroppo, perché ribadisco sto sbiadendo. E poi uso per illuminare la zona questa qui della New York Color. È un'ottima cipria a mosaico, per l'appunto è quella più chiara. Come vedete sta già terminando, c'è già buchetti. Uso questa più chiara proprio per illuminare la zona. È un po' polverosa, devo essere sincera, però come prodotto è ottimo. Entra un po' nelle pieghette, vedete? Però devo dire che io mi trovo bene, mi piace come prodotto e quindi la mia è la 722 Translucent Highlighter Glow. E qui ci siamo. Altri due prodotti per il make-up che non posso non promuovere sono questi due pennelli. Questo è quello vero della Real Technique e questo è quello fallato. Li adoro, io uso questo per il correttore e questo per la cipria. Vi ho fatto vedere adesso, estendo con questo il correttore e con questo la cipria. Li adoro, mi piacciono tantissimo, non si nota per niente che uno è fallato e uno è vero. Che sti cinesi davvero ragazzi sono. Tremendi, io mettendoci il riso in fondo mi si sporca tutto il pennello in fondo. Comunque li adoro. Non posso non promuovere questi da fondo che spero che quando vi metto questo video vi avrò già fatto l'altro di Van Gogh. Non posso non promuoverli, solo i grandi perché i piccoli non li ho praticamente mai usati. Li adoro, sono tre pennelli veramente fantastici, specialmente questi due. Sarà che io adoro i pennelli compatti, ce la faccio un po' meno con questi, il duo fibre lo uso un po' più d'estate con i fondotinta liquidi, però sono tre pennelli veramente con i controcazzi, cioè hanno veramente un gran culo questi pennelli, sono eccezionali e veramente è stata una grande scoperta, grande, grande fede, se a meglio. E fin qua ci siamo. Un altro prodotto che vi voglio promuovere, che l'ho preso sbagliando. Un altro prodotto che vi voglio promuovere è questo correttore della Misha. Allora, io ultimamente ho accantonato un attimino questo, anche se sto arrivando alla fine. Come vedete c'è il buchino. Anche questo, tanto prodotto non ce n'è, a me mi è durato parecchio, però comunque sia, se ci fate caso, il prodotto è veramente inesistente. Sto usando questi due prodotti. Allora, questo me l'ha regalato la mia Eli, un bacione alla mia disgraziata che mi vizia, ed è l'anti-age, quello più scuro. Io, come sapete, ho il light, che adesso glielo voglio spedire, perché lei appunto mi ha spedito questo. Ne ho comprati due di quelli light proprio per evitare di rimanere senza. Questo è quello più scuro. Io lo tendo ad usarlo prima del fondo. Lo stendo sulle occhiaie prima del fondo e poi mi do il fondo di modo che mi azzera totalmente le occhiaie. È il mio stesso colore di pelle, quindi sapete quello che penso è l'anti-age, quindi non vi vado a andare oltre. E poi questo della Misha. Questo della Misha. Io l'ho sempre preso su eBay, si parla di un anno e mezzo fa. Io vi posso dire che c'è scritto Misha e basta, Perfect Concealer. Io se lo trovo vi metto il link, ma è impossibile. Ed è un correttore coreano. Allora, è molto chiaro. A me piace tantissimo perché è un correttore molto compatto. È un correttore stra 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 coprente.
di una coprenza esagerata e nonostante sia un correttore molto compatto, io quando lo vado a distendere con quello viola mi fa proprio l'highlighting sotto gli occhi perfetto. È molto corposo come prodotto, però non va nelle pieghette. Se non ci si mette al di dopo quella della New York Color, che tende un po' ad andare nelle pieghe, la riga sotto verde la volevo fare più grossa, ho fatta più piccina. Questo è veramente veramente un gran correttore. Io devo dire che di correttori coreani ce n'ho un bel po' e non ce n'è uno che mi ha deluso. Questo, che è lo Skin Food, il salmonato, io questo è la seconda confezione che compro. Poi c'è il Liol, sì, l'Uowo, che è stato un correttore che ho usato veramente fino al vomito. Poi c'è questo qua giù, sempre della... della Liol, che c'è il primer e il correttore, che è una figata assurda. Ne ho un bel po', anche di là ce ne ho un bel po' che devo comunque ancora cominciare. Ho comprato anche il correttore della MAC. Poi c'ho questo. Per esempio questo qui è il correttore sempre della Liol. Ed è un correttore stick. Anche questo è un correttore veramente eccezionale. È molto molto più chiaro degli altri. Hanno questa compattezza che però ha una coprenza veramente... Sono molto oliosi se le si vanno a toccare. Sono molto oliosi, ma hanno una compattezza nel viso e una luminosità che è veramente unica. Ce n'è veramente pochi di correttori nostri che riescono a fare il lavoro che fanno loro. Mi sono comprata il correttore della MAC, sia questo che l'altro, quello con la pompettina. Sto cercando di non usarli perché adesso ne devo smaltire un po', quindi vabbè, e comunque promuovo questi due. Ora questo e questo le tolgo perché non li voglio usare adesso. Allora, scusatemi, ma come al solito mi perdo, e quindi strapromosso. Ultimi due prodotti per il make up. Uno è questo qui, il blush della New York Color. Questo è il PB 26 Rose Garden. Questo blush ha 2 anni circa. È un blush bellissimo, di una colorazione splendida. Ha un sacco di glitter che però non si vedono. Allora, il bello che secondo me di questo blush è che quando io lo vado a prendere e prelevare con il pennello, è un blush comunque molto scrivente, però io quando lo vado a prelevare con il pennello riesco a prendere una quantità tale che mi fa le giuste guanciottine rosate, il giusto rosa, quello bello chiaro, e veramente è eccezionale. Io di blush della New York Color ho soltanto questo. I glitter si vedono a malapena, ma c'è quei 2 o 3 glitter che vi illuminano la zona e sono fantastici. Però belli, bello bello davvero, e devo dire che ne volevo prendere un altro, volevo fare un ordine New York Color e poi non l'ho mai fatto. Ultimi due prodottini che non posso assolutamente non menzionare. Uno è questo dell'Urban Decay, che io credo sia il Seal Out, credo che sia uno dei ombretti luminosi più bello che esista sulla faccia della terra, che è quello che ultimamente mi vedete sempre solo dentro gli occhi. È, cioè, vedete cos'è questo ombretto? Cioè, è fantastico. Lo si può usare benissimo anche come illuminante perché ha una forza spaziale, cioè ha una udenza dentro di sé che è incredibile. Credo sia il più bello ombretto dell'Urban Decay che ho, anche perché ce l'ho pochi, no? C'ho qualche palette, ma insomma, niente di particolare. Mi vedete, i miei capelli sono ormai diventati rosa maialotto. Però le voglio lasciare stare, le voglio lasciare stare perché ora devo comprare l'antigiallo e le voglio far diventare leggermente bianchini. Però se non mi compro l'antigiallo è un problema, comunque è una favola. E poi sto terminando, oramai non c'è rimasto più niente, questo qui che è un tester della Essence, che a me me l'hanno venduto da 99 centesimi, ed è questo color carne della Essence. Purtroppo è un prodotto molto molto farinoso, nel senso fa un sacco di polvere quando lo usate, però come vedete ha questo color carne che è fantastico. Io la maggior parte delle volte lo stendo sulla palpebra
in maniera unica, e devo dire che colori così io non ne ho ritrovati granché. E come make-up abbiamo terminato. No, un prodotto che ho usato parecchio e però l'ho messo in borsa e di conseguenza, avendolo messo in borsa, me l'ero già dimenticata. È questo mitico matitone Revlon che mi ha regalato Momucci, un bacione. Io adesso ne ho due: ho questo e ho questo che ho comprato al mercato. Oh mio Dio! Oh my god, cioè proprio oh my god, cioè è una cosa bestiale. Allora, questo è quello che mi ha regalato lei ed è il 225, il Sultry Sulfur House. È un colore molto scuro, ma è di una bellezza esagerata. Allora, a parte che hanno un odore di menta incredibile. Sono dei prodotti che una volta che ve li siete dati, voi ci potete fumare, ci potete bere, vi rimane quella patina colorata che veramente è impossibile da far rimanere con tantissimi rossetti. Questo è bello perché è veramente bello, ma questo l'ho preso al mercato, io ve lo giuro, è da masturbazione. Erano anni che non andavo al mercato. Quindi io purtroppo erano anni che non vedevo niente. C'era questo e c'era l'arancio. L'ho pagato 5 euro. L'arancio non l'ho preso perché l'arancione a me ultimamente non mi piace. Questo invece è il 205 Elusive Insizable. Cioè, non ci leggerai mai. È un rosa, il classico rosa che piace a me. Ma è di un rosato, di un bello luminoso da broda. Cioè, c'è niente da fare. Guardate com'è. È da broda. Io adoro. Allora, questo l'ho comprato da pochissimo, ve lo volevo solo far vedere. Però devo dire che questo l'ho usato parecchio. L'ho messo in borsa e tutti i giorni, quando avevo voglia di mettermi rossetto, mi mettevo questo. Devo dire che avevo dietro anche quello della Kiko che mi regalò un'altra ragazza, che è il duo di questi qua. Però devo dire che è un marrone molto scuro che sinceramente non è che mi sta piacendo molto. Però è a seconda di come vado io a colori. Allora, Teresa mi ha mandato un sacco di smalti. E come vedete io ultimamente mi sto dando soltanto ed esclusivamente lo smalto, perché ho trovato dei prodotti che fanno sì che sembra che abbia il gel, il prodotto non si sposta e quindi io vado avanti così. E quindi questo favoloso. Sto usando pochissimo, quasi niente, questo della Catrice che mi ha regalato sempre una ragazza. 8 ore anche questo, che è di una luminosità e di una bellezza anche questo abbastanza importante. Però sono colori questi qui un po' luminosi che tendo a mettermi meno, ma me lo metterò. Allora, passiamo ai prodotti ultimi che sono appunto per le unghie e poi abbiamo finito. Allora, ho due prodotti per le unghie, uno scoperto all'acqua calda e l'altro me l'ha mandato Teresa. Allora, uno è questo qua, cioè questa è la scoperta dell'acqua calda. Questo è il leva smalto della Shaha. Allora, a parte che non potete capire che io sto le ore ad annusare sto coso. Cioè, è acetone e sa di mandorla. È qualcosa di divino. E poi è micidiale. Costa 2,90 euro se non mi sbaglio. Lo conoscete tutti. Io penso che sono l'unica che l'ha provato adesso. All'interno c'ha la sua spugnetta. Voi inserite il dito. Pulito. Sì, Cami. Sì, Cami. Ce la faccio.
L'acetone con il cotone è una grandissima rottura di palle, questo per me è la svolta del secolo, lo metterò fra i prodotti del 2014. È veramente ottimo, la spugna non si crepa, devo stare attenta perché l'ho versato tutto in terra, perché lo rigiravo così e non sapevo, versavo tutto in terra, però per 2,90€ sono 70 ml di prodotto, ma io credo che duri un'infinità. Non ci vuole niente a levarsi, è una gioia mettersi lo smalto, veramente. Quindi è strapromosso all'85.000 per 1000. L'altro prodotto per le unghie è questo qua. Allora, io questo l'avevo visto quando lavoravo ed ero andata a fare la truccatrice alla Marianù. Ed è l'asciugasmalto, rapidamente riavviva il colore dello smalto. Lei praticamente mi ha scritto qui nella linguettina: io non mi sono trovata bene con questo prodotto. Vedete? Io adoro alla follia questo prodotto. Allora, come vedete, è un semplice cosino di smalto, ok? Anche un ottimo odore anche questo. Voi lo date dopo lo smalto, allora asciuga lo smalto in tempo zero e vi lascia al di sopra dello smalto questa luminosità che appunto sembra finto gel. Per precauzione io dopo questo ci do il top coat nero della Essence. Ragazze, io sono 6 giorni che ho questo smalto, non si è crettato di un millimetro. E ve lo dice una che lo smalto non gli reggeva neanche un giorno. Quindi è stata la svolta. Io non ricomprerò neanche, credo, il gel, perché poi con lo smalto naturalmente hai più cioè ti sbizzarresci di più, perché io ce n'ho 1000, no, di smalti. È veramente la scoperta del secolo anche questa. Anche questa scoperta del 2014. Io, Terè, non so come hai fatto a non trovarti bene. Per me è stato veramente la salvezza. Con questi prodotti io adoro mettermi lo smalto, cioè è proprio una gioia darsi lo smalto, perché ti dura, non c'è bisogno di darselo 15 miliardi di volte, proprio ad hoc. Quindi a Terè un bacio grandissimo. Allora, ultimo prodotto che non vi posso non menzionare è questo qua. Allora, questo qui è un siero per le doppie punte. Io, come sapete, i miei capelli sono quello che sono. Me li sono anche misurati per vedere quanto cazzarola mi cresceranno. Le perdo parecchio meno, ma ci sto facendo tanta di quella roba che voi non avete idea. Anche se sono siliconati, a me i capelli stanno molto meglio. Io, se sia una cosa, come mi dicate tutte, momentanea e poi non me ne frega un cazzo. I miei capelli adesso stanno bene e a me questo importa. Perdevo le ciocche e invece adesso, nonostante io l'asciugo col fono tutte le volte senza piastre, perché oramai li so asciugare, la vita me l'asciugo col fono. Allora, questo appunto è il siero ristrutturante per SOS doppie punte. Io ho lasciato la scatolina per fargliela non tagliare le doppie punte, richiudile. Ve l'ho fatto per mostrarvelo. Se non mi ricordo male, di questa linea, comunque di questa cosa arancione, c'era più prodotti, dallo shampoo al balsamo, ora io non mi ricordo. Comunque questo è il siero SOS doppie punte a diodanni. È un prodottino così. Io mi sto dando il rinforzante, che oramai è quasi terminato, che è questa, la cheratina, il trattamento rinforzante. Mi è durato tantissimo e devo dire che è un ottimo prodotto. Mi sto dando la maschera, mi sto dando mi sto dando 4-5 prodotti e devo dire che i miei capelli stanno veramente divinamente. Poi mi do quello che vi ho promosso il mese scorso, il siero quello magico, insomma, come si chiama, e questo nelle doppie punte. Sono due pucciate, proprio due, anzi una basta. Vi date una bella pucciata e prendete, mettete il capello giù e prendete le doppie punte e le lavorate un attimino. Io devo dire che mi sto trovando davvero bene, lo sto usando ma penso da 20 giorni e i miei capelli, ragazze, lo vedete da voi, cioè guardate, lo vedete, non ho più una doppia punta, cioè io, aspettate, non lo so se lo vedete o lo vedo solo io. Vedete?
Certo, sono comunque rovinati, però veramente si stanno riprendendo da paura e sono troppo contenta. E quindi niente, sono felice e contenta. Allora, belle, questi erano i miei promossi e bocciati. Naturalmente questo è il video, scusate se all'inizio non l'ho detto, in collaborazione con Rossella. Un bacione a Roxy, gli do un bacione. Naturalmente vi lascio il suo video nell'info box. Spero che questo video vi sia stato utile. Vi girerò adesso l'altro, che so che vi piacerà. Io vi mando un bacio gigantesco, grande, immenso, rock and roll. Fate brave. Ciao, buone.